e incominciare a prenotare le ferie. E invece no, la Reggiana questo le va riconosciuto, ci ha creduto fino in fondo, anche su un fallo laterale a metà campo. Al 39esimo minuto ha cercato di accelerare il tempo. È rigore o non è rigore? È fallo di mano o no? Il braccio era vicino oppure no? Fate voi, in tutti i casi ribattuto e così siamo a posto. Quindi riconosciamo alla Reggiana questo fatto, però è fuori discussione che questa squadra non è più brillante come una volta, questa squadra fa fatica a giocare con un 4-3-1-2 che non è nelle sue caratteristiche, assolutamente. Ben vengano la verve di Messetti e Ricci, anche se, come ha detto Colombo, tecnicamente, tatticamente, qualitativamente non danno molto di più, ma sono freschi, ci pare di poter dire che hanno dato un passo in più, una freschezza in più, cosa di cui questa squadra aveva assolutamente bisogno. Gli unici gol sui quali ci sarebbe poco da dire, qui è il gol del San Marino, classico contropiede, siamo fatti proprio infilare un po' come dei polli, ma d'altronde insomma la Reggiana era tutta in avanti, si cercava disperatamente di vincere questa partita, mai più vai a pensare che il San Marino in 10 ti va a vincere la partita, quindi ci può anche stare. Dicevamo, riconosciamo alla Reggiana di averci creduto, prendiamo atto della freschezza di Ricci e Messetti, anche se, come ha detto Colombo, tecnicamente possono essere inferiori ad altri giocatori, però ci serviva qualcosa di più, e soprattutto 4-3-1-2, no, questa Reggiana fa fatica a tenerlo, fa fatica, non è il suo gioco, anche Siega le cose migliori le ha fatte nel secondo tempo quando è andato a ricoprire il suo ruolo sulla fascia sinistra, da lì è nato anche il gol, il rigore, insomma. Ritorniamo a questo 4-3-3, anche perché allora forse eravamo un po' più freschi mentalmente e fisicamente ed era per noi un po' più facile giocare il 4-3-3. Per il resto, beh, godiamoci questo finale. Dopo la punizione di Cammarotto, questo pallone buttato in avanti da De Giosa che va a finire a metà strada tra Caio e Cammarotto, e Ricci è bravo a metterci la testa. Signori, attenzione, perché in questo gol il lancio è di De Giosa, una di quelle giocate che non piacciono più di tanto ad Alberto Colombo, guardate. Eppure, proprio da un lancio di De Giosa, quelle giocate per cui spesso e volentieri aveva preferito Sabotic a lui, eccolo qua, gol, sì, gol di Ricci, via, ci mancherebbe altro. Anche perché ha rischiato la testa. Ma cosa fanno Giulli? Ma ragazzi, ma questo è veramente un missile terra-aria che va a infilarsi a fil di palo. E a questo punto il nostro commento è stato: abbiamo arraffato un punto, sgranfignato un punto al 90esimo minuto, perché il gol di Ricci è proprio al 90esimo, il gol di Angiulli è proprio al 44esimo minuto. Beh, insomma, vabbè, servirà poco, servirà tanto questo punto, magari servirà poco, però intanto lo portiamo a casa. E invece ancora lui, ancora De Giosa. Allora, già qua c'è il calcio d'angolo regalato forse dal portiere su questo pallone lungo. Poi attenzione, De Giosa, che botta che prende da Battiono, ma cosa pensava Yves Benoit Battiono, anzi, visto che è francese, ma perché intervieni così? Ma cosa ti serve? Dove vuoi che vada De Giosa se non a rimettere in mezzo questo pallone? Ma come lo può fare? Calcio di rigore tutta la vita questo è calcio di rigore tutta la vita. Petkovic ruba il pallone ad Alessi ed è gol, mamma mia, che responsabilità. Vabbè, fine delle trasmissioni. Appuntamento sport di domani sera per